Ciao amici di Facebook, bentornati a Mailtime, la rubrica di Incauto Acquisto che vi mostra tutte le settimane, più o meno ogni due settimane, diciamo, tutto quello che arriva qui nella redazione di Lega Nerd. Allora, come ogni settimana, facciamo un po' il recap di quello che è successo, come ogni due settimane ultimamente, ma comunque cambia niente. Sta per arrivare, ovviamente, il primo argomento della puntata, il Black Friday. Non so se ho caricato questo video giovedì sera o venerdì mattina addirittura, per cui o siete in pieno Black Friday oppure lo state pregustando, diciamo. In realtà è tutta la settimana che siamo attivissimi su incautoacquisto.com, ovviamente in particolare, ma di conseguenza anche su Lega Nerd, nel selezionare e proporvi tutte le migliori offerte di Amazon giorno per giorno, perché c'è stata la Black Friday Week, come avrete visto se siete stati su internet negli ultimi 7 giorni, inevitabilmente. Ci sono state, devo dire, delle buone offerte durante la settimana. Ho già visto in anteprima quello che ci sarà domani o oggi, non so quando guardate questo video, durante il Black Friday 2018, quindi il 23 novembre, insomma, per intenderci. Non mi sembra che ci siano incredibili offerte, però comunque vi invito ovviamente a cercare le migliori tra quelle disponibili nel nostro articolo dedicato su Lega Nerd, che uscirà o è già uscito ovviamente proprio il giorno del Black Friday. Siamo sotto embargo fino a mezzanotte, sappiamo già le offerte da ieri, da mercoledì, ma non possiamo rivelarle. Quindi in soldoni ho già selezionato per voi le offerte migliori, le trovate in descrizione nell'articolo dedicato di Incauto Acquisto, mi raccomando. Altra cosa che vi voglio ricordare è di iscrivervi al nuovo canale Telegram di Incauto Acquisto, che riporta tutte le migliori offerte, bla 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 bla, solita roba ovviamente, però fatto da noi, fatto nella nostra maniera, curato nella nostra maniera e quindi meglio degli altri. Insomma, fatto come piace a voi, spero, se mi state seguendo. Altra cosa, questa settimana erano in offerta, sono tornati in offerta anche i nostri Nerd Trip 2019. Non hanno uno sconto da Black Friday, ovviamente, purtroppo abbiamo un margine molto risicato su questi viaggi, per cui abbiamo fatto uno sconto, ma non certo il 50%. C'è comunque da risparmiare una buona cifra se comprate i nostri viaggi prima della fine del Black Friday, quindi vi invito anche quelli a recuperarli, nerdtrip.it. Ne abbiamo già presentati 4 per il 2019, sono uno più bello dell'altro, c'è la visita sui set di Star Wars insieme a Robby, c'è l'Incauto Shopping con me a Tokyo ad Akihabara, c'è un tour fotografico a Chernobyl, c'è una visita ai set di Game of Thrones in Irlanda, insomma c'è tanta roba, veramente ragazzi, regalatevi un gran bel viaggio per questo Black Friday, non ve ne pentirete, ve lo assicuro, i nostri viaggi hanno sempre un successo gigantesco e chi torna è sempre super contento, quindi insomma lo posso dire proprio senza problemi, comprate i nostri Nerd Trip e ne sarete super contenti. Ultimo argomento prima di passare all'unboxing, oggi ho veramente tantissime cose, non me l'aspettavo, questo Mailtime 49 verrà fuori una puntata lunga, immagino, perché sono sommerso letteralmente dai pacchi, arrivano qui dentro all'inquadratura, partendo da terra, saranno una ventina di pacchi. Dicevo, l'ultimo argomento è la prossima puntata sarà Mailtime 50. Mi piacerebbe dirvi che ho già un'idea fantastica per Mailtime 50, in realtà ancora non ho pensato a nulla di particolare, quindi chiedo a voi, non farò la prossima puntata finché non mi viene fuori una buona idea per quella particolarissima puntata Mailtime 50, quindi fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere una buona idea da utilizzare in Mailtime 50, un giveaway particolare, una roba super, una compilation delle vecchie puntate, avevo pensato anche, non so, i 50 oggetti più belli presentati nelle scorse 50 puntate, rivederli insieme eccetera, oppure non lo so, insomma mi sono venute in mente diverse robe, ma voglio sentire anche la vostra. Prima di registrare Mailtime 50, realisticamente tra una settimana o due o forse anche di più se non mi viene un'idea migliore, appunto voglio sentire la vostra, fatemi sapere nei commenti delle buone idee per Mailtime 50. Detto questo, direi che ho detto tutte le cose più importanti per oggi, ancora buon Black Friday, ricordatevi dei Nerd Trip e fatemi sapere per Mailtime 50. Andiamo ad unboxare, via! Ok, partiamo a palla con Amazon, apertura facilitata, molto bene, vediamo un po' che c'è dentro, wow! Ne ho parlato proprio sul mio profilo Facebook, consigliandolo come acquisto durante la Black Friday Week, anche se non era in sconto particolare, costa attorno ai 75 euro, il prezzo di listina sarebbe 100 euro, Gorillaz per G-Shock, G-Time is Now, new album, The Now Now Out Now, vabbè, chiaramente è una operazione fatta in collaborazione tra Casio e i
Big Gorillaz, sono G-Shock in edizione limitata con questo packaging particolare. Niente di incredibile in realtà, perché se guardiamo bene è semplicemente una sovra, come si dice, una sovracopertina, per cui molto semplice, che va a coprire la scatola classica del G-Shock in questo caso. All'interno l'unica differenza che ho capito io, ma adesso ce la guardiamo insieme, è il colore interno del braccialetto. Allora, garanzie varie, ecco qui c'è un'altra roba, download your exclusive Gorilla per G-Shock Trans Remix, quindi c'è anche una, c'è una traccia esclusiva che si può scaricare grazie al codice che è inserito in questa card. Questa è la solita cartaccia International Warranty Card della garanzia del G-Shock, scatola classica, e è anche classico contenitore qui di Casio, molto bello, che va a contenere appunto il G-Shock. Ok, caso, istruzioni varie, e all'interno il G-Shock, che in questa versione, ce ne sono diverse versioni, questa mi piaceva particolarmente, non ha niente di incredibile, non è che ha facce dei Gorillaz stampate ovunque, è semplicemente completamente nero con anche lo schermo nero, e la parte interna invece è rossa, quindi mi piaceva moltissimo questa combo particolare. Volevo solamente verificare se almeno ci fosse, se almeno c'è scritto Gorillaz da qualche parte, invece no, vi confermo che neanche dietro la cassa c'è scritto Gorillaz da nessuna parte, quindi è veramente solo un repackaging questo qui dei Gorillaz e sta roba del mix, mega mix qui, della traccia in più con questa roba qui, insomma niente di che. Però il fatto che esca con un cinturino e con anche la cassa, non è solo il cinturino essere rosso internamente, può essere interessante per i collezionisti. Verifico meglio se c'è qualche scritta interna, ma davvero no, è semplicemente una versione nera del G-Shock. Ed ecco qui come sta il polso, vi ricordo che io ho un polso piuttosto grande, per cui insomma non è enorme la cassa, ma non è neanche piccolina, ed è classico, insomma classico G-Shock nero su nero, protection eccetera eccetera, con le diverse funzionalità, insomma se conoscete G-Shock non devo dire altro, se invece non lo conoscete vi invito a cliccare nel link in descrizione per approfondire tutte le caratteristiche tecniche particolari di questo orologio intramontabile e indistruttibile di Casio, che vi consiglio assolutamente in questa edizione limitata particolare, che esternamente sembra un normalissimo G-Shock nero pacco, molto bello, ma a un occhio più attento insomma si rivelerà come appunto questa edizione limitata per Gorillaz. Se vi interessa, link in descrizione. Poi andiamo avanti, ancora apertura facilitata, sempre Amazon, che mi sono comprato. Ah, ok, questa me la sono comprata, avrei potuto chiedere la Bau, ma volevo essere sicuro di avercela in tempo. Zero calcare, scavare fossati, nutrire coccodrilli. Questo è il catalogo della mostra dedicato a Zero Calcare a Roma, al Maxi, del Museo Nazionale delle Arti del 20... dal 10 novembre 2018, quindi già iniziata al 10 marzo 2019. Vi invito ad andarla a vedere al Maxi di Roma, c'è una bellissima mostra completamente dedicata a Zero Calcare. Quindi come non andare e come non comprarsi il catalogo, che promette molto bene. Adesso lo guardiamo al volo insieme per capire un attimo di che parliamo. È tutto a colori, c'è tutta la storia anche di come è nata, no? Come è nato il fenomeno Zero Calcare, che di fatto ha cambiato il mercato del fumetto, comunque della graphic novel in Italia, insomma non è che ha fatto poco Zero Calcare per il mercato italiano, anzi ha fatto tantissimo. E, insomma, ci sono varie robe, è in due lingue, tra l'altro in italiano e in inglese, e ci sono varie introduzioni curate da vari parrucconi. Vediamo un po' che altro c'è, diverse tavole, le prime tavole immagino disegnate da Michele, il populismo del rancore quotidiano, insomma un po' di articoli su cui non mi pronuncio perché non li ho letti. Diverse robe, e poi insomma tutta quanta la storia, appunto lotte e resistenze, tutta la storia di Zero Calcare, secondo me è molto molto interessante. C'è anche questo, cosa fa? Si apre, vediamo come funziona senza romperlo. Sì, si apre tutto, tac. Molto figo, molto figo. La memoria è un ingranaggio collettivo, insomma bla bla bla. Questo è Zero Calcare, scavare fossati, nutrire coccodrilli, il catalogo della mostra al Maxi di Roma. Vi invito ad andare a vedere la mostra e assolutamente comprarvi il catalogo della stessa, magari su Amazon che costa meno, e trovate il link in descrizione ovviamente.
Ok, passiamo a un altro pacco particolare. Direi che è un libro comprato all'estero, forse l'ho comprato su Amazon Italia, ma mi arriva comunque dall'Inghilterra, da una libreria inglese. Non funziona bene, questa è solo una scusa per usare il mio coltellinen nuoven, che taglia come... Non voglio esagerare perché stavo per tagliare... Ok, cos'è? Ah, ok, è arrivato, molto bene. Non capivo se è rovinato davvero o no. Allora, parliamo di Stranger Things, Worlds Turned Upside Down, The Official Behind the Scenes Companion. Quindi è il, diciamo, il dietro le quinte ufficiale di Stranger Things. Come vedete qui c'è una sovracopertina trasparente, c'è anche un adesivo che vi avverte. Don't freak, non strippate, this book is supposed to look worn and torn. Cioè, è proprio fatto apposta che sembri usato e, insomma, rovinato. C'è tutta la sua plastichina, ma come vedete... Vedete che figata, assurda sta storia. C'è proprio la sua plastichina che racchiude, diciamo, la sovracopertina, che è proprio fatta così, per cui c'è anche l'adesivo che, come vi dicevo, ve lo ricorda. È bellissima sta roba, vedete anche qua, tutto rovinato, tutto quanto rotto. This book is for you, for joining us in this journey. Insomma, Matt and Ross Duffer, i fratelli Duffer, sono i registi, ed è tutto dietro le quinte di Stranger Things, in un'edizione straordinaria, secondo me, a parte quello che vi ho appena detto, cioè appunto il fatto che sia fintamente rovinato come se venisse dagli anni 80, ST nella parte interna, Stranger Things e anche, diciamo, la stampa in oro sul dorso, molto bello, quindi a parte la sovracopertina che è una figata. Vediamo dentro com'è Stranger Things. Ve ne ho già parlato su Incauto Acquisto, perché è venuto fuori che ci sono anche le schede di Dungeons & Dragons dei ragazzi, e quindi questa news ha girato molto, e ho visto che ve lo siete comprati in tanti già questo libro ancora prima che ve lo facessi vedere. Ora che ve lo faccio vedere, insomma, immagino che avrà tanto successo. Stranger Things, molto bella l'edizione, carta spessissima e tra l'altro non bianchissima, proprio come in stile anni 80, mi piace da matti anche l'impaginazione, tanta grafica ovviamente, Video Night, Don't Set, ok, un po' di VHS, nella prima parte c'era Before Stranger Things, immagino un'introduzione a quello che c'era prima, Things Come Together, insomma come è nato Stranger Things, su cosa si basa, Dungeons & Dragons ovviamente, ma tanti, tantissimo testo, cosa che non mi aspettavo, ma benissimo, perché c'era veramente zeppo di curiosità su Stranger Things. Ready Your Party, da Primer on Dungeons & Dragons, addirittura, quindi un'introduzione a Dungeons & Dragons con miniature, dadi e varie robe, e poi The Wilder's Basement, questo è dove giocavano i ragazzi in Stranger Things, nella prima stagione, no? Inizia, si vede che giocano a Dungeons & Dragons in questo basement dei Wilder's, appunto. Ah, eccole qua le schede, eccole qua, fantastico, ecco qui le schede di tutti, Mike Wheeler appunto, quindi Mike faceva il master, se vi ricordate, e si giocava a casa sua appunto, Mike era, vabbè, Dungeon Master, non ho ben capito sta roba, che ha una scheda anche il master, è un po' forzatina, un chierico di livello 3, boh, probabilmente faceva, giocava anche, e player character sheet, addirittura c'è tutto quanto il background di Mike, e è bellissima anche questa foto con lo zaino di Mike con dentro il walkie talkie, ma anche insomma l'album e il quaderno di Mike con tutti quanti i suoi appunti di D&D, i dadi, il demogorgone, che figata. Dustin, eccolo qua, che scrive molto bene, scrittura pessima di Dustin, Gaten Matarazzo ovviamente, Dusty Campus Genius, e faceva il ladro, livello 3 anche lui, stesso discorso, il suo background e il suo zaino, che figata ragazzi, bellissima sta roba. Poi Lucas faceva il guerriero, anche lui di livello 3, stesso discorso, bellissima, veramente queste foto mi mandano giù di testa. E poi Will faceva, vabbè, il Magic User, il mago, anche lui livello 3, Will, e basta, erano loro quattro. Welcome to Hawkins, Indiana, un po' di roba su Hawkins, ma veramente tantissima roba, ma tantissima, non voglio spoilerarvi troppo, questo è un libro da comprare per forza ragazzi, ma per forza, un libro stupendo, veramente stupendo. Per quanto mi riguarda, bomba totale, Stranger Things, Worlds Turned Upside Down, è tutto in inglese ma vale assolutamente la pena, dietro le quinte ufficiale di Stranger Things, in questa edizione strepitosa, lo trovate linkato in descrizione. Mi raccomando ragazzi, questo è un acquisto imprescindibile se vi piace la serie, stupendo. Ah, ok, passiamo a questo che è evidentemente un PR, salvo sorprese, vediamo un po', non ho visto il mittente.
parte. Ah ok, ma aveva invertito, Koch Media, Ufrobo Goldrake in edizione 4 dischi Blu-ray, eccolo qui. Allora, il mito, la leggenda, l'anime robotico più amato in Italia in tre cofanetti da collezione. Contiene un episodio inedito in TV, tra l'altro questo è il box 1 di 3, contiene 4 dischi Blu-ray ed è appunto la serie di Ufrobo Goldrake con un episodio inedito uscito in un video da Koch Media. Lo apro al volo, voglio vederlo dentro anche. Come viaggia quel coltellino. Allora, vediamolo un po' dentro. Oh, figo, particolare. Ok, c'è anche un libricino, infatti immaginavo ci fosse qualcosina in più. Vediamo un po', ci sono le trame di tutte le puntate interne, quindi va dalla 1 alla, vediamo, 24, alla 28 nei 4 dischi. Poi c'è una specie di artbook con insomma diverse cose, sì, una specie di artbook per riempire tutte le pagine fino in fondo, fondamentalmente sigla iniziale, vintage gallery, insomma sì, ci sono vari disegni, varie cose in questo libricino, meglio che niente comunque, bravi che l'avete inserito, solitamente non mettono praticamente mai nulla. E poi ci sono i 4 dischi e nella parte interna vedete c'è l'indice di tutte quante le puntate presenti in questo cofanetto, in modo tale da poter ritrovare la propria puntata preferita se sapete il titolo, insomma l'andate a beccare direttamente. Insomma, cofanetto 1 di 3, Ufrobo Goldrake, disponibile ora, link in descrizione se vi interessa. Poi vado un po' a caso, questo è abbastanza grande ma mi piace, mittente Warner Bros, mi piace molto. Mi ha mandato Warner Bros, ho un video, c'è, cioè, Ale, viaggiamo di Trono di Spade, giovani. Sono i nuovi cofanetti delle stagioni di Il Trono di Spade, appunto, Game of Thrones, A Song of Ice and Fire, la saga dei libri di George Martin, che vi straconsiglio di leggere prima di guardare la serie, magari. So che è difficile leggere, è lungo, però è molto meglio, ma comunque parliamo di una delle serie migliori degli ultimi anni. Voglio vedere come sono fatti dentro, guardiamoceli un po' insieme. Vediamo subito se ho ragione o no. Ah, questa era solo una sovracopertina. È un repackaging. Ok, semplicissima proprio, edizione semplicissima. La prima stagione completa, sto guardando ora. All'interno i dischi e nient'altro, fondamentalmente. Quindi, insomma, se volete tutto Il Trono di Spade, episodi 1 e 2, contenuti speciali, episodio 3, 4 e 5, episodio 6, episodio 7, 8, 9, episodio 10, sì, tutti quanti, 5 dischi in questo caso ovviamente, qui ci sono tutti quanti la lista degli episodi e anche tutti quanti i contenuti speciali, quindi niente male affatto, quindi tutti i contenuti disponibili. Non è un'edizione di super pregio, non è bellissima, insomma, tanto per intenderci. Il Trono di Spade, le prime 7 stagioni, cofanetti ognuno da 4-5 Blu-ray, se vi interessa, link in descrizione. Andiamo avanti con i pacchi, Paravion. Da dove viene questo? Non lo voglio vedere. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Questo ci interessa. Che roba è? Cos'è? Ah, un altro orologio della DeLorean Motor Company. Mi hanno detto che me l'avrebbero mandato. Questo arriva da dei PR. Vi ho già mostrato il modello Alpha. Questo dovrebbe essere, spero, un altro modello. Esattamente, infatti lo è. La scatola mi sembra uguale a quello dell'Alpha. Allora sì, la scatola è evidentemente uguale, sempre così di preso, con le cuciture bianche, stessa roba, il copyright, la macchina qui, la DeLorean vista di lato e sopra il logo DeLorean Motor Company. Io, come se mi seguite saprete già, mi ero comprato l'Alpha Black, molto carino, so che l'avete comprato in tanti dopo il mio video. Mi hanno mandato un nuovo modello che è uscito da poco e anche più grande, cassa davvero importante da 49 mm come vedete, quindi bello cicciotto davvero, veramente insomma un orologio importante, tutto in acciaio, cinturino in vera pelle come appunto il modello Alpha, movimento Miyota giapponese, quindi ottima qualità. Secondo me costano relativamente poco questi orologi della DeLorean Motor Company, ovviamente non è che li fa la DeLorean Motor Company che è fallita da una vita, semplicemente hanno dato il marchio a
qualcun altro che sta producendo questi orologi, avrebbero forse potuto fare un lavoro un po' migliore con i riferimenti alla DeLorean. Chiaramente non possono fare riferimenti diretti a Ritorno al Futuro, che è tutto un altro paio di brand e di licenza, immagino. Però insomma non mi dispiacciono questi orologi di DMC. Se vi interessano, vi metto ovviamente come sempre il link in descrizione. Allora, altro pacchettone DHL, vediamo un po', DHL, mi sa tanto che sono delle PR. PR, che roba è? Peccato che non ne posso parlare. PlayStation Classic, vorrei farvi vedere l'unboxing in questa puntata di Mail Time, ma purtroppo non posso perché sono embargato fino al, non mi ricordo, credo il 27, una cosa del genere, quindi potete vedere solamente la scatola. Fondamentalmente ne riparliamo in un altro Mail Time, lo rimetto dentro la sua scatola e ne riparleremo in un altro Mail Time. Mi spiace ragazzi, ma c'è un forte embargo sulla PlayStation Classic. Molto interessante comunque, molto interessante, ne riparleremo presto. Andiamo avanti con i pacchi molto grandi, sono tutti molto grandi oggi in realtà. Cosmic Group ci piace assai, vediamo un po' che cosa mi hanno mandato. Un altro manga realization, come ci piacciono ragazzi, come ci piacciono questi. Allora, non voglio vedere qual è, che in realtà c'è scritto, ma è dalla parte opposta. Adesso ci teniamo la sorpresa almeno. Ho letto solamente manga realization. Cazzo, fighissimo, Black Armor Spider-Man, super, mi mancava, molto bene, grazie mille a Cosmic Group, ce lo guardiamo insieme, Onmitsu, Black Armor Spider-Man, vi tiro fuori anche quello normale, che ho anche quello ovviamente, molto figo in black. Allora, all'interno immagino io avrà il solito, bella questa roba del viola però, parte la cartaccia, ecco qua. Allora abbiamo Spider-Man in versione Black Armor, una katana, catene varie, diversi tipi di mano, un paio addosso e altri 4 disponibili e poi forse qualcos'altro. È molto simile a quello normale, anzi è identico, direi che è identico proprio, stessi identici componenti, cambia solo il colore, è molto più bello in nero, devo dirlo questa cosa, perché Spider-Man, cioè il manga realization di Spider-Man non è proprio eccezionale. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, questa qui a sinistra è la versione Black Armor e questa è la versione classica. Sono belle tutte e due. Non mi fa impazzire in realtà Spider-Man in questa versione manga realization, non saprei quale dei due preferisco, perché questo diciamo in versione classica, questo rosso che non è male affatto, ma questo nero e viola insomma è molto bello, è veramente molto bello. Dietro ha l'attacco standard di questi manga movie realization, ha diversi accessori tra cui questo rampino appunto per insomma arrampicarsi da bravo ninja. Allora, eccoli qui, Black Armor Spider-Man e Spider-Man, tutti e due movie realization di Tamashii Nations, quindi questi mashup tra il medioevo giapponese, no? Feudale giapponese e in questo caso i personaggi Marvel, ma come abbiamo già visto e rivisto anche l'universo di Star Wars per esempio è stato diciamo trasformato da Tamashii Nations con questi mashup. Mi sembrano molto belli, soprattutto insieme fanno una figura della Madonna. Dovessi scegliere sinceramente sarei molto indeciso, perché il rosso insomma ha i colori classici, è un bel rosso e viola. Però il nero e viola è veramente, insomma, molto, molto bello, no? Che ne dite voi? Adesso ve lo faccio anche girare, magari. Sarei davvero molto molto indeciso su quale dei due comprare. Il nero è fighissimo, il rosso è super classico, non lo so, forse il nero?
Vedete un po' voi, il nero è un po' un'edizione speciale, appunto Black Armor Spider-Man, e il rosso è proprio classico Spider-Man in edizione mashup medioevo giapponese feudale. Grandissima, grandissima Tamashii Nation, mi piace tantissimo questa linea, in particolare mi piace quella di Star Wars, ma anche questa qui di Marvel mi fa impazzire, molto bella, molto bella. Se vi interessa, ovviamente, link in descrizione. Andiamo avanti, piego di libri, potrebbe essere un PR o forse un libro che ho comprato, non ho la minima idea, vediamo. Ah no, invece sì, ho comprato io su eBay, probabilmente di questo veramente non me ne frega nulla, sono tre numeri di National Lampoon, la mitica rivista americana. Che figata, tutti questi qui erano arrivati a Napoli all'epoca, questo è luglio 72, National Lampoon 75 cent, tutto bello impacchettato, mi piace assai, e poi questa è un'edizione specialissima, sembrano attaccate quelle etichette, ma in realtà è parte della copertina, questo è settembre 72, bellissima anche questo, peccato per i timbri qui, Napoli, fuck. Terminal di resa 30 dicembre 72 Napoli, ma aggiunge ma anche toglie secondo me. E poi abbiamo aprile 71 Adventure Weird Tales Spicy Stories, questo è un altro numero anche qui, casa giornale, termine di resa G Napoli, ma che cazzo timbri la copertina, porca puttana. Comunque vabbè, ok, vabbè, insomma, National Lampoon, che ve lo dico a fare, vi lascio la ricerca su eBay in descrizione e vi consiglio di comprarveli se siete appassionati di grafica o di vecchie riviste, ci sono delle chicche veramente importanti, strepitose. Poi c'è questo che arriva dal Giappone e sinceramente non so cos'è, o perlomeno non me lo ricordo, tanto per cambiare, e quindi adesso andiamo ad aprire insieme e vediamo un po' che cosa sbuca. Sicuramente appena lo vedo poi mi ricordo che diavolo è. Che roba è? Che cazzo è? Ah, pensa a te, dal Giappone sono arrivati, introvabili da noi se non a prezzi folli. Allora, Funko per Playmobil, edizione particolarissima, queste figure giganti, com'è che si chiamano? Figura collezionabile, hanno un nome particolare queste figure di Playmobil più grande, almeno mi sembra. Avevo iniziato a fare i Ghostbusters, ne ho fatti solamente due, hanno fatto solamente Venkman e Stealth, che sono qui davanti a voi, me li sono comprati da Giappone, perché dall'Europa o dall'America costano tantissimo, attorno ai 50-60 dollari l'uno, cioè cifre folli. Li ho beccati invece originalissimi, direi sì, assolutamente originalissimi, da un venditore giapponese su eBay, e me li sono comprati inevitabilmente. Mi piacciono moltissimo questi Funko per Playmobil, non hanno avuto un gran successo in realtà, e mi sa che hanno forse interrotto addirittura la serie, tant'è vero che, vi ripeto, dei Ghostbusters ce ne sono solamente due, neanche tre e men che meno quattro, e fatto sta che li volevo per la mia collezione, e eccoli qua. Ovviamente abbiamo Peter e Raymond, eccoli qui. Funko per Playmobil, vi metto un link ad Amazon e a eBay se vi interessa trovare qualcosa di simile. Poi c'è sto pacco gigantesco che non ho veramente stavolta idea di cosa sia, dico sempre però è vero, non ho proprio idea di che cazzo sia, che roba è? Sono giochi? Ah wow! Wow, un sacco di roba, super no, ah sì, mi avevano avvertito, Scarabeo, Risico e Aerogis Supernova, è una palla assurda. Allora abbiamo Scarabeo classico, Risico classico e Aerogis Supernova, Antonio, vediamo un po' che cosa mi dice, cosa mi dicono. Allora,
Terona! Caro Antonio, il Natale è ormai alle porte, anche se non sembra, la sfida per il regalo più originale è aperta, tutti iniziano a fantasticare su doni e balocchi. Spin Master presenta una novità assoluta, capace di entusiasmare grandi PC, da scoprire in anteprima. Supernova, la sfera volante che gravita nell'aria senza bisogno di radiocomando, ci sono nuovi incredibili trucchi da scoprire e mettere al sicuro i soprammobili. Mettete al sicuro i soprammobili e buon divertimento, scoprire nuove parole, riscoprire... Ovviamente, oltre a Supernova, abbiamo anche Scarabeo, come abbiamo visto, e Risico, con il relativo comunicato stampa che adesso mi interessa fino a un certo punto. Beh, Scarabeo e Risico li straconoscete, immagino, non penso che abbiano bisogno di insomma presentazione, no? Ma queste sono due edizioni relativamente nuove, sono le ultime, insomma, mi sembrano molto belle. Ve le linko in descrizione, è il classico ottimo regalo da fare, così insomma a chi è appassionato di giochi da tavolo, chiaramente non sono insomma i giochi da tavolo più moderni e più belli e esistenti in commercio, ma comunque sono grandi classici che tutti sanno giocare e che insomma permettono di passarsi una bella serata in compagnia. Risico e Scarabeo assolutamente consigliati. Oltre a questi, di cui magari riparleremo, c'è anche questo A-Rogs Supernova, che appunto svolazza a mezz'aria e fa diverse acrobazie, ne riparleremo, non ho intenzione adesso di mostrarvelo qui in mail time perché mi porterebbe via troppo tempo. È davvero particolare, vi invito ad approfondire perché è davvero particolare, ci sono varie gesture, da quanto ho capito varie mosse che si possono fare, così è un passatempo, però molto divertente, una specie di drone fondamentalmente. Ecco qui viene spiegato, Super Spin, super giro, ballo da disco o boomerang, quindi in base insomma alle mosse che fate davanti a questa palla che sta sospesa a mezz'aria e svolazza, lei fa poi delle diverse evoluzioni in aria. Immagino sia molto divertente guardarla fare queste robe. A-Rogs Supernova, ne riparleremo probabilmente, sicuramente nella guida di Natale. Questo è un classico regalo di Natale proprio. Se vi interessa ora, link in descrizione. Poi scatolone da Lego, cosa che mi intrippa un bel po'. Please do not put on shelf prima di 1 agosto 2018. Beh, direi che l'embargo è finito da un pezzo. Vediamo un po' cosa mi ha mandato Lego. Non so perché, non ho la minima idea anche stavolta, perché non mi avevano avvertito. Odio le bolle! Harry Potter! Wow! Super set! Super set Hogwarts Express! Che figata! C'è anche una lettera da mamma Lego. Che mi dici? Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Siamo lieti di informarla che Lego ha deciso di regalarle un pizzico di magia da vivere grazie al set Lego Harry Potter. La preghiamo di mostrarci la sua abilità nel costruire e le ricordiamo che la magia è proibita in presenza di babbani. Distinti saluti, Lego. Che figata! Ottimo, ottimo! Vabbè, non posso adesso mettermi a costruirlo, ovviamente. Magari ne riparliamo. Hogwarts Express, uno dei set legati a Harry Potter, usciti da pochissimo. Abbiamo anche dietro com'è un po'. Eccolo qua, non ci sono i binari, cosa che ha fatto storcere il naso a moltissimi. Infatti è molto particolare questa cosa, sono andati un po' a risparmio, devo dire, qui. Nel senso che, insomma, se fai un treno, magari mettici anche i binari. Comunque, in ogni caso, c'è il treno principale, c'è qui il portacarbone, c'è un vagone con anche i passeggeri e c'è anche la stazione di King's Cross con il binario 9 e 3 quarti. Niente male affatto, niente male affatto. Mi piace molto questo set, anche se va, insomma, integrato un minimo con magari il resto del vostro setting di Harry Potter, almeno vanno aggiunti i binari, insomma, perlomeno. Tra l'altro è compatibile il treno con i binari standard Lego, per cui insomma veramente si tratta semplicemente di integrarlo con una city già costruita, magari a tema Harry Potter appunto, o di comprare a parte i binari. Il set è il 75955 Harry Potter Hogwarts Express, se vi interessa link in descrizione. Altro pacco, aspettabile Lega Nerd, vediamo un po', credo che sia roba DPR.
Sì, di Amazon. Cosa mi hanno mandato? Solo quello? Sì, solamente l'Echo Dot. Li avevo chiesti tutti, in realtà ovviamente hanno fatto un po' i braccini, quelli di Amazon. Volevo provarli, insomma, gli Echo, ma sinceramente non mandava affatto di comprarmeli, detta proprio schietta schietta. E quando Amazon mi ha contattato chiedendomi se volevo testarli, ovviamente ho detto, beh sì, posso farli vedere in mail time, mandameli tutti. Vabbè, mi ha mandato il Dot. Meglio di niente, ovviamente, in questo caso. Eccolo qua dentro, Echo Dot. Avrei già visto mille unboxing. Io, ragazzi, parlo sempre meno di questa roba, diciamo, tecnologica, no? Perché ne ho parlato per tanti anni. A me piace adesso spaziare su altre robe, come avete visto in mail time. Però quando capita, come in questo caso, ne riparlo sempre volentieri. Questo è l'Echo Dot, il modello più piccolo, particolarissimo, con questo LED che si illumina attorno, 4 tasti più o meno volume, immagino che sia. E credo che sia il mute, un tasto modo, una cosa del genere, ma non voglio dire sciocchezze. Ha 4 microfoni sulla parte superiore e poi varie istruzioni, robe varie. È in super sconto adesso, costa 30-35 euro, veramente pochissimo. Questo è l'alimentatore proprietario, cosa che non mi piace, che viene fornito insieme, si va a collegare qua e qui ha anche un ingresso jack. Questo era l'Echo Dot, così vi ho mostrato anche questo, me l'avete chiesto in tantissimi di mostrarvelo, visto che vi avevo già mostrato anche il Google Home. Eccolo qua, l'Echo Dot. Ne riparleremo? Boh, sinceramente non lo so, adesso vedo quanta voglio di fare un video dedicato alla domotica. Lo so che me l'avete richiesto e richiesto mille volte di fare un bel confronto tra Google Home, Echo, Alexa, Echo, insomma tutte queste robe qua, però ci devo un attimo mettere la testa e capire bene, perché anche il sistema di Xiaomi ancora europeo non è uscito. Qui in studio, quello cinese di cui non voglio più parlarvi perché ne abbiamo già parlato di questa piccola polemica, sappiamo che il sistema che ho qui in studio è di Xiaomi cinese, non sarà compatibile con la versione europea, quindi non ve lo consiglio più assolutamente. E Google Home, ho diversi accessori ma ho trovato diversi problemi e non mi fa impazzire. Questo di Alexa non credo che sia poi tanto meglio. Continuo a essere abbastanza convinto che tutti questi speaker siano soggettivamente inutili. Quindi, insomma, secondo me, diciamo che passata la sbornia della novità iniziale, delle prime ore o primi giorni, poi rimangono lì spenti. Ma magari no, utilizzerò anche questo a casa e in studio nelle prossime settimane, e dovessi essere super contento, dovessi trovare delle novità che, insomma, non avevo riscontrato nei sistemi di Xiaomi o di Google, ve ne parlerò assolutamente. Nel frattempo l'Echo Dot, questo qui il più piccolo, il più economico, è proprio in offerta questa settimana per la Black Friday Week, quindi se lo volete testare, provare, togliervi un piccolo sfizio, costa pochissimo, 30 euro mi sembra. Link in descrizione, Echo Dot. Allora, parliamo al volo di questo Borealis, modello super super classico di The North Face, in questa colorazione particolarissima, che è bicolore rossa e grigio scura. Si chiama Asphalt Grey e Rage Red, se vi interessa recuperarla, ma chiaramente ve la linko in descrizione. E il Borealis è veramente un super classico, questo è attorno ai 30 litri e ha tutte le feature principali che ci si aspetta da uno zaino everyday come questo. È forse un po' troppo grande per molti, questa è l'unica lamentela che posso fare, oltre al fatto che non è completamente impermeabile come altri zaini, e queste forse sono le uniche due cose, cioè un po' troppo grande per l'uso everyday secondo me, e potevano farlo impermeabile, ma per il resto veramente ha tutto quello che serve. Ha questo sistema qui che può piacere o meno, si può anche togliere chiaramente, mi sa che l'unico modo di togliere però è romperlo. Ha vari passanti super tecnici, ha qui delle fasce per restringere lo zaino quando non è completamente pieno, ha due tasche laterali qui per bottiglie con anche attacchi particolari, una da parte e una dall'altra chiaramente. Ha qui una tasca frontale comodissima per gli occhiali, imbottita in pile, vedete? Imbottita in pile, questa qui, che è proprio la classica tasca quick access, no? Comodissima perché non vi costringe ad aprire completamente lo zaino, ma in qualunque momento ci si può accedere semplicemente nella parte superiore dello zaino. È un classico portaocchiali perché appunto è ricoperta internamente in pile, ma ci si può mettere quello che vi pare ovviamente. Sul retro vediamo gli spallacci che seguono un po', insomma, il
che seguono le spalle, e qui in trasparenza, io adesso non so se lo vedete o no, si intravede l'interno degli spallacci, che in questa porzione qui, che è poi il punto in cui si piegano stando sulle spalle, no? Quindi qui così, in questa porzione si intravede che è, insomma, l'imbottitura è bucata in modo tale da riuscire a piegarsi meglio. Vediamo un po' se riesco a zoomare. Vedete che è trasparente e si intravede sotto che è bucata in modo tale da piegarsi meglio in corrispondenza appunto delle spalle. Ha due divisioni principali, una frontale e una sul retro, che dà accesso alla parte principale dello zaino. Quella frontale dà accesso a un tascone che si apre e dà accesso a tutta una parte tecnica molto interessante, tutta ricoperta in pile la parte interna. Questo è perfetto per un tablet, ma sotto ci sono mille altre tasche sempre ricoperte in pile, alcune come questa qui. Questo è perfetto per uno smartphone, per esempio. Vediamo il volo, qui ci sta perfettamente uno smartphone, esattamente, e ha la parte in pile, quindi fighissimo. Porta penne, porta robe varie, insomma cerniera qui comodissima, anche qui per riporre robe, insomma tutta la parte frontale che non è spessissima ma che si può comunque espandere. Qui dentro ci si possono mettere mille altre robe, ovviamente. Si apre e appunto rimane nella parte frontale dello zaino. Non finisce qui, chiaramente c'è anche una tasca principale gigantesca, ma che vi mostra anche lo scompartimento per il portatile, anch'esso in pile, fighissimo, e tutta la tasca principale che è gigantesca, veramente enorme. Qui c'è un passante che forse si vede per il tubo di una eventuale borraccia interna. Insomma, Borealis, zaino super classico, c'è in mille colori diversi, veramente tantissimi colori, ragazzi, per cui se non vi piace questa combinazione che ho scelto io, veramente c'è completamente nero, giallo, blu, rosso, verde, marrone, mimetico. The North Face rilascia veramente ogni stagione nuovi colori del suo Borealis, che è proprio lo zaino più venduto e più classico di questa marca famosissima. Molto bella anche l'impugnatura sopra, non ve ne ho parlato, ma questa maniglia è fantastica, veramente fantastica, molto bello che ci sia. Peccato che non ce ne sia una laterale, ma effettivamente non avrei saputo neanche io dove metterla. E più, insomma, altre robe un minimo tecniche di cui riparleremo in un video dedicato. Come vi dicevo, è molto grande il Borealis, per cui vi propongo anche proprio oggi, visto che mi sono arrivati insieme, questo che è il Volt, ed è molto simile, praticamente stessi materiali, come vedete, stesso concetto, ha un'unica divisione qui principale e una tasca frontale che nasconde tutta una parte tecnica, esattamente come il Borealis. Non ha le imbottiture in pile però, e non ha tasche gigantesche come il Borealis, essendo ovviamente uno zaino molto più piccolo, credo che sia 15 litri se non ricordo male, o comunque una ventina di litri al massimo. Però come vedete, insomma, è veramente molto simile, e questo forse come Everyday è meglio. Anche qui ovviamente disponibile in mille colori diversi, l'ho comprato rosso e grigio perché volevo appunto confrontarlo con il Borealis, così li vedete affiancati e potete anche verificare un po' le dimensioni molto diverse. È veramente grande la metà, il Volt, si chiama Vault, anch'esso tasca laterale, tasca laterale dalla parte opposta, tasca principale con dentro il alloggio per il portatile, anche qui non ricoperto in pile purtroppo. Spallacci, stesso discorso, trasparenza qui in cui si vede che come si adatta alle spalle, stesso passante qui in mezzo, proprio identici sono, vediamoli. Sì, da questo punto di vista sono identici, sono tutti e due molto rigidi, anche lo schienale è direi ben fatto e rigido, cosa fondamentale in uno zaino secondo me, che così anche vuoto sta bello dritto in piedi. E insomma sono tutti e due ottimi, ottimi zaini che vi consiglio in base alle vostre esigenze di trasporto. Il Borealis è molto più grande, il Volt è un po' più compatto, entrambi secondo me sono molto belli, poi dopo insomma valutate voi che fare. Entrambi ve li linko in descrizione.
tocca e tantissime cose anche in questo Mail Time 49. Non me l'aspettavo, però anche questa volta abbiamo fatto una puntatona, secondo me, almeno fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta questa puntata. Faccio proprio un recap velocissimo. Supernova di Hair Hawks, la rivedremo, ne riparleremo per bene, direi. Molto figa sembra, almeno particolare. E poi qui vediamo Zero Calcare, il catalogo della mostra al Maxi di Roma, scavare fossati, nutrire come coccodrilli. Poi bellissimo il Dietro le quinte di Stranger Things ufficiale, questo libro è strepitoso ragazzi, ve lo dovete comprare per forza, proprio per forza, non fate la cagata di non comprare questo libro perché è veramente grandioso. Poi G-Shock per Gorillaz in questa edizione speciale All Black con la parte interna rossa, secondo me è molto bella, guardate che bella che è. Tac. Molto bella, sì. Poi da Amazon Echo Dot, così potrò testare Alexa. Le prime 7 stagioni in Blu-ray da Warner Bros. Di Il Trono di Spade, quindi la serie famosissima. Subito sopra invece da Koch Media UFO Robot Goldrake, il primo cofanetto di 3 che usciranno. Lego mi ha mandato un set molto bello, l'Hogwarts Express, dedicato a Harry Potter, appunto, per la promozione, immagino, del nuovo Animali Fantastici, comunque per la promozione dei nuovi set di Harry Potter. Qui dietro abbiamo intravisto anche Scarabeo e Risico, grandi classici che finiranno per forza come tutti gli anni nella guida ai regali di Natale, insieme a questa stranissima supernova di A-Rogs. Poi continuo sulla destra con altre cose un po' particolari comprate da me, come queste figure di Playmobil, Funko per Playmobil. Abbiamo gli unici due purtroppo Ghostbusters usciti fino ad ora, abbiamo Stent e Venkman, bellissimi. Poi abbiamo qui da DMC Watches The Dream Classic, completamente in acciaio e pelle, bellissimo orologio ispirato alla mitica DeLorean. Poi da Cosmic Group abbiamo questo Black Armor Spider-Man, ennesima uscita per Manga Realization, che sono questi mashup di Tamashii Nation tra i personaggi Marvel, appunto in questo caso, e il Giappone medievale feudale, quindi secondo me strepitosi, bellissimi, li colleziono tutti quanti. E poi torniamo indietro, abbiamo ben due zaini di The North Face, Borealis, bello capiente, super tecnico, mega classico, e Volt, questa mia altra proposta, un po' più piccolo se cercate un Everyday Carry un po' più piccolo rispetto al Borealis, che è veramente molto, forse troppo grande per alcuni usi. Entrambi li rivedremo nello speciale zaini nelle prossime settimane, statene certi. È finita anche questa puntata di Mail Time, Mail Time 49. Vi ricordo quello che vi ho detto nella introduzione, mi raccomando ragazzi, datemi qualche consiglio per Mail Time 50. Noi ci rivediamo tra un paio di settimane. Nel frattempo, ovviamente ragazzi, neanche a dirlo, fate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora già fatto, attivate le notifiche, mi raccomando, fate uno share, bla bla bla, insomma tutte le solite cazzate che dico ogni volta a fine video. Ragazzi, forza, su, like, iscrizione, share, notifiche, sempre le solite cose, fatele, su, dai! E noi non dobbiamo più rivederci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Ciao ragazzi.